In Ticino, a partire da domani, sono sospese le visite nelle case anziani, negli ospedali e negli istituti per invalidi per le prossime 3 settimane. Lo ha deciso oggi il Dipartimento della Sanità per scongiurare nuovi focolai di coronavirus, come quello scoppiato ieri in una casa anziani a Balerna. Per quanto riguarda i reparti maternità, ogni ospedale può decidere se sospendere le visite. Certo è che la situazione è già cambiata da mesi. Sono ammessi infatti solo i padri e eventuali fratellini o sorelline. Come viene vissuta questa nuova situazione? Alessia Wittenbach ne ha parlato con 2 neogenitori. Questo è Ennio. È nato lunedì sera, 11 gennaio, alla clinica Sant'Anna di Sorengo. Per il momento a fare visita ad Ennio e alla mamma c'è solo il papà. Una restrizione evidentemente legata al Covid, che ha però anche dei lati positivi. Sicuramente li vediamo molto più rilassati, sicuramente le mamme, per le mamme è importante avere accanto il papà del bambino, marito, compagno che sia, e questo noi ci teniamo anche a poterlo mantenere, perché sicuramente la figura del compagno è fondamentale di sostegno per le mamme. Il personale, ci spiega Elena Ferrari, riesce ad essere più vicino alle esigenze dei genitori e pone tutta la sua attenzione sui bambini. Un vincolo che bisogna però spiegare a parenti ed amici. Devo dire che all'inizio, come tutti i cambiamenti, bisogna un attimino adattarsi, quindi qualche richiesta c'è stata. Con le disposizioni Covid chiaramente non è più stata una scelta e col senno del poi, ma questo probabilmente lo confermeranno i questionari di soddisfazione che poi esamineremo alla fine di questo periodo, devo dire che le nostre ospiti hanno apprezzato di poter vivere la maternità in maniera più intima. Torniamo allora da Ennio e dai suoi genitori. Come hanno vissuto questo momento? Sicuramente è difficile non poter condividere da subito questa grande emozione con i parenti e gli amici più stretti. Ecco. D'altro canto diciamo che se per ragioni igienico-sanitarie siamo costretti ad avere una certa intimità, cerchiamo quantomeno di approfittarne, ed è vero che passarla con questo bambino appena nato è anche bello. Noi ci aspettavamo di poter avere delle visite magari più brevi e contingentate, sono saltate proprio del tutto. In compenso proprio il fatto che comunque siamo tutti isolati e siamo nuclei familiari singoli, questo ci permette almeno a me come padre di rimanere qui più a lungo forse di quanto è successo in passato ad altri. Intanto Ennio si gode la piena attenzione non solo di mamma e papà, ma anche del personale sanitario. Avrà poi tempo di conoscere e di farsi conoscere.